Ciao e bentornati su Ilaria Tutorial! Vi ricordate le scatoline a forma di stella della scorsa settimana? Oggi con quelle scatoline prepareremo un calendario dell'avvento e in particolare questo! La ruota panoramica. Serviranno del cartone, un taglierino, un paio di forbici, degli spiedini e il cartamodello che troverete come sempre nella descrizione del video. Stampiamo il cartamodello su di un foglio formato A3. Ritagliamolo e riportiamolo su cartone. Naturalmente ne serviranno due. Ricopriamole ponendo una particolare attenzione ai bordi sia esterni che interni. Spezziamo gli spiedini. Ne serviranno 8 lunghi 10 cm. Foriamo la parte centrale. Deve uscire dall'altra parte. E prendiamo le misure anche per l'altra ruota. Se le misure sono esatte, la ruota starà in piedi. Ok, ci siamo. E adesso gli 8 stecchini, dobbiamo metterli qua al centro, tutti e 8. Prendiamo le misure anche per la seconda ruota, devono coincidere. E buchiamo anche la seconda ruota. E adesso inseriamo solo nella prima ruota gli stecchini mettendo un po' di colla. Aggiungiamo altra colla tutto intorno di rinforzo. Consiglio una colla a presa rapida. Io ho usato il Vinavil in modo tale che quando sarà asciutto non si vedrà. Lasciamo ad asciugare. Il centro ancora non lo mettiamo. Stampiamo il cartamodello e riportiamolo su cartoncino. Per maggiori dettagli vi ricordo il video della settimana scorsa, che troverete sia in alto a destra sia nella descrizione del video. E formiamo la nostra stella piegando per prima cosa le punte. Ritagliamo un nastrino lungo 6 cm, annodiamolo nella parte finale e attacchiamolo anche con un po' di scotch nella parte interna della nostra stella. Ci siamo. Adesso possiamo chiuderla, partendo sempre dalle due alette laterali. Inseriamo le caramelle e chiudiamo tutto. Con la colla, naturalmente. Aspettiamo che sia tutto asciutto ed ecco qua la nostra stella. Qua al centro dovremo mettere i numeri da 1 a 24. E una volta che gli stecchini si sono asciugati, possiamo inserire 3 stelle per ogni stecchino. Un po' di colla su ogni stecchino e chiudiamo con l'altra ruota. Lasciamo asciugare. Nel frattempo disegniamo la base e per l'esattezza un trapezio la cui base minore è 4 cm, l'altezza è di 23 cm e la base maggiore è di 11 cm. E uniamo tutti i punti. Trapezio numero 2, base 12 cm, altezza 12 cm e uniamo tutti i punti. Ne serviranno due. Questa linea lunga 11 cm va piegata. Ricopriamole. Questo non serve, anche perché tanto la dovremo incollare sotto all'altra. E adesso il foro centrale. Mi terrò a 2 cm dalla parte alta. Buchiamo entrambe. Incolliamo. E aspettiamo che si sia asciugata. Una volta asciutta, posso inserire finalmente la nostra ruota. Prendiamo uno stecchino lunghissimo e inseriamolo da una parte all'altra. Mettiamo la colla solo per rinforzare lo stecchino e ci avviciniamo più o meno tenendo questa distanza. Tagliamo la parte in eccesso e mettiamo un po' di colla. Per chiudere il tutto metto una decorazione, sia da una parte che dall'altra. Ed ecco qua la nostra ruota panoramica. Io ho usato
del cartone, ma potete usare anche del polistirolo oppure delle lastre plastificate. Può sembrare difficile, ma in realtà ci vuole solo un po' di pazienza per assemblare tutti quanti gli elementi. Non dimenticatevi di cliccare sulla campanella qua sotto per non perdervi i prossimi video ogni mercoledì su questo canale. Ciao!